Buongiorno a tutti. Questa è una bellissima iniziativa e molto importante che sia stato deciso di invitare le scuole, perché tutte le cose che succedono in questa città credo che debbano essere condivise e partecipate soprattutto dagli studenti, che poi sono il futuro di questa comunità. L'amministrazione comunale di Rieti è molto contenta del lavoro che si è fatto e che si sta facendo da 2 anni a questa parte sul tema dell'integrazione e dell'accoglienza, non solamente nell'ambito dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ma più in generale nell'ambito dei migranti. Noi crediamo molto in una politica di integrazione, in una politica di accoglienza, perché siamo convinti che sia necessario preparare le nostre comunità a vivere in una società che sarà sempre di più multiculturale, multietnica, e che quindi si deve aprire a accogliere i migranti e chi, insomma, uomini e donne che vengono da altre parti del mondo. Siamo molto contenti perché devo dire che in questi anni si è costruito un clima di grande partecipazione intorno a questi progetti di accoglienza e di integrazione. Ci sono soggetti importanti, riconosciuti e autorevoli come la Caritas e l'ARCI, che sono i nostri partner, e credo che non sia un caso che anche l'ANCI abbia individuato tra le buone pratiche in tema di integrazione e di solidarietà sociale le cose che si stanno facendo in questo comune, in questa città, da 2 anni a questa parte. Nello specifico, Stefania ricordava questo progetto della trasformazione del modello di accoglienza, quindi non più il sistema dei centri di accoglienza ma le famiglie professionali. Questo secondo noi è un passo in avanti decisivo, cruciale, secondo me anche molto rivoluzionario, che ci fa capire bene quanto il Comune di Rieti abbia investito in politiche di integrazioni vere che possano davvero rompere le barriere tra i migranti, tra i richiedenti asilo e i nativi. L'amministrazione comunale è davvero molto interessata a collaborare con tutti quelli che si occupano di questo argomento, che sono impegnati in questo settore. Io ringrazio tantissimo e sono grato davvero sia all'ARCI che alla Caritas per il lavoro splendido che stanno facendo in questa città, ma ringrazio soprattutto gli operatori e le operatrici, che molto spesso mischiano un lavoro alla loro propensione all'accoglienza, alla solidarietà e al lavoro sociale, perché poi insomma cioè è un misto di volontariato, di impegno civile e di impegno civico quello che mettono in campo gli operatori e le operatrici che lavorano in questo settore, in questo ambito così delicato e importante. Quindi la città le ringrazia, non solo le associazioni e gli enti che organizzano questi progetti, ma anche gli operatori e le operatrici che personalmente si mettono in discussione in un difficile lavoro di costruzione di comunità, perché poi l'obiettivo che secondo me si devono porre le istituzioni pubbliche è quello di costruire un senso di comunità che sia un senso di comunità allargato, che vada ben oltre i nativi, ma vada appunto in direzione dell'integrazione dei migranti, perché sempre più questa sarà in qualche modo la tendenza del progresso in questa comunità. Insomma, si dice che fra 50 anni l'Europa sarà composta per il 50% da migranti o da figli di migranti, e io credo che ci dobbiamo attestare a vivere in una società diversa, e quindi credo che questi progetti, che devono essere il più possibile coinvolgenti, sono in qualche modo lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione in qualche modo educa anche la comunità a vivere in una società diversa. Quindi io vi ringrazio di nuovo. È bello che queste politiche di integrazione, che spesso creano anche, come dire, polemiche e discussioni di carattere politico, siano discusse all'aria aperta, e soprattutto ci sia la città che si stringe intorno a un'amministrazione comunale che sta cercando di coltivare questa propensione all'accoglienza e all'integrazione per questa città, che poi tra l'altro, a mio modo di vedere, ha proprio bisogno di questo, di aprirsi al mondo, e quindi avere secondo me il privilegio di ospitare persone, donne e uomini che vengono da tutto il mondo, è anche un'occasione per questa comunità di aprirsi al mondo e quindi di crescere, perché una comunità che incontra altre culture è una comunità che sicuramente cresce. Quindi il Comune di Rieti è assolutamente convinto di continuare su questa strada. Credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e penso che sia molto importante proseguire con questa capacità di innovazione che il Comune ha, grazie e insieme alla Caritas e all'ARCI, ha saputo dimostrare. Grazie.